Pace bene, buongiorno, bentornati. Oggi, 30 agosto, ricordiamo Santa Margherita Ward. Ascoltiamo. Margherita Ward nacque a Congleton, in Inghilterra, intorno al 1550, in una famiglia distinta e stimata. Era di religione cattolica e aveva saputo che era stato arrestato il sacerdote Guglielmo Watson, al quale era umanamente e spiritualmente vicina, e che era sottoposto in carcere a continui torture. Era in corso la persecuzione della sanguinaria Elisabetta I Tudor contro i cattolici e la tortura per gli arrestati era una pratica usuale. Margherita decise di andarlo a visitare varie volte per aiutarlo e confortarlo. Guglielmo Watson, dopo le numerose torture subite, decise di convertirsi al protestantesimo e fu quindi liberato. Ma amaramente pentito di questa scelta, ritrattò e quindi fu di nuovo imprigionato. Margherita quindi lo fece evadere, ma fu scoperta e arrestata, condotta davanti al giudice, rifiutandosi anche di rivelare dove era nascosto il fuggitivo. Per ottenere la liberazione era necessario chiedere il perdono alla regina e aderire al culto protestante, ma Margherita non volle. Venne pertanto condannata alla pena di morte per alto tradimento. Immolò la sua vita per la fede cattolica in cui credeva, venendo impiccata il 30 agosto 1588. Suoi compagni di martirio furono, nello stesso giorno, il sacerdote Riccardo Leigh, ed i laici Edoardo Shelley e Riccardo Martin, inglesi, Giovanni Roche, irlandese, e Riccardo Lloyd del Galles, sacerdoti. Anch'essi, come Santa Margherita Ward, sono ricordati il 30 agosto. Santa Margherita perde la vita accusata di alto tradimento perché ha fatto evadere, aiutato nella fuga e poi protetto un santo sacerdote in quel tempo perseguitato. Parliamo oggi quindi dell'istinto di proteggere qualcun altro, questa cosa che noi esseri umani abbiamo ma che dobbiamo tenere viva. Sentiamo a volte tante storie di persone che hanno malori per la strada e a volte nessuno si ferma, oppure c'è la difficoltà di intervenire in alcune situazioni. Perché questo? Oggi abbiamo un po' paura di esporci, di fare quel passo che ci rende visibili e che ci può mettere nel mirino di qualche malintenzionato, di qualche problema. Abbiamo molta paura della nostra società. Molte volte io sento questa paura nei genitori quando dobbiamo organizzare qualcosa e magari mi affidano i figli. Ci sono mille raccomandazioni, mille timori. Perché, ripeto, perché si ha paura. Ebbene, c'è un limite che dobbiamo mettere a questa paura, perché sappiamo che uno degli effetti della paura è la paralisi. Se noi facciamo vincere sempre questa paura, saremo sempre paralizzati. Ebbene, la paura è bene che ci sia, se è ponderata, se è comunque con i piedi per terra, perché poi le fobie sappiamo che sono molto problematiche, però un po' di sana accortezza, ciò che si fa è necessaria come consapevolezza delle conseguenze delle nostre azioni. Però c'è anche un rischio di cui è meglio che ci carichiamo, è importante che ci carichiamo, è necessario che ci carichiamo se vogliamo dirci cristiani. Allora proteggiamo gli altri, facciamo un passo verso gli altri nella consapevolezza che può andarci bene, a volte un pochino anche male, sicuramente non come Santa Margherita che addirittura è stata accusata e poi giustiziata. Ma invochiamo lei proprio per avere un po' di coraggio per aiutare gli altri. Santa Margherita, prega per noi.